Estra ti è vicina e ti informa che puoi risparmiare con i bonus energia. I bonus energia sono una riduzione delle bollette del metano e dell'energia elettrica per famiglie a basso reddito, famiglie numerose e malati gravi bisognosi di macchinari salvavita. La domanda va presentata al proprio comune oppure ai CAF, compilando i moduli che sono scaricabili dai siti dei comuni, dell'ANCI, anci.it e dell'autorità dell'energia, arera.it. Estra, l'energia che ti è accanto. Cresce il valore economico di Estra. Il gruppo energetico ha chiuso il bilancio 2019 all'insegna del segno più. Più ricavi, con un fatturato che si aggira sul miliardo e un incremento del 18% sul 2018. Più guadagni, con un utile netto di 16,7 milioni, in aumento del 117% rispetto al precedente anno. In su tutti gli altri principali indicatori economici, più 37% per la gestione operativa, il cui valore ammonta a 97,2 milioni, più 35% per il reddito aziendale, che raggiunge 37,8 milioni di euro. È di 321,8 milioni il valore del patrimonio del gruppo. Il gruppo Estra a fianco delle famiglie e delle imprese. Estra Energie e Estra Prometeo consentono il pagamento a rate fino ad un massimo di 6 senza interessi delle bollette emesse tra il 10 marzo e il 3 maggio ai clienti disoccupati, in cassa integrazione o lavoratori autonomi beneficiari delle misure a sostegno del reddito e ai titolari di aziende che hanno chiuso la loro attività a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus. Per le bollette superiori ai 5.000 euro sono previsti specifici piani per il pagamento a rate. Le richieste devono essere presentate a clienti a estraspa.it o clienti at estraprometeo.it o ai call center di Estra e Estra Prometeo. Il gruppo Estra ha stanziato 100.000 euro a sostegno delle strutture sanitarie in prima linea per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Estra ha donato 25.000 euro per ospedale ai nosocomi di San Donato di Arezzo, Santo Stefano di Prato, Santa Maria alle Scotte di Siena e Torrette di Ancona. Sono 34.000 gli studenti, 813 i docenti e 696 le scuole, 277 in Toscana e Marche, che aderiscono a Energicamente, le lezioni ambientali online di Estra e Legambiente, che in tempi di Covid sono un valido strumento di didattica a distanza. Energicamente, come è noto, si rivolge agli studenti, insegnanti e alle famiglie dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, provenienti da tutta Italia. Al centro del progetto il percorso ludico-didattico realizzato in collaborazione con la Fabbrica di Milano, che accompagna gli studenti in modo interattivo con un innovativo approccio digitale. La formazione avviene infatti sulla piattaforma web di Energicamente, in cui si riunisce online l'Estra Community, composta dagli studenti ed insegnanti. Estra nel 2019 ha distribuito 21.403 bonus sociali gas per un totale di più di 2 milioni di euro, una media famiglia di 95 euro. I bonus energia elettrica sono stati 8.656 per un totale di più di 800.000 euro, una media annua per famiglia di 93 euro. In totale sono oltre 30.000 i bonus erogati. È da ricordare che ci sarà più tempo per richiedere il rinnovo dei bonus sui consumi di elettricità e gas per le famiglie in difficoltà economica. Lo ha stabilito l'Autorità per l'Energia e le Reti a causa dell'emergenza sanitaria. I consumatori il cui bonus era in scadenza nel periodo 1 marzo-30 aprile possono rinnovare la domanda entro il 31 luglio 2020. Viene inoltre garantita la continuità dei bonus, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria. Il rinnovo ha la durata di 12 mesi. Non ci sono solo gli store. Estra mette a disposizione altri canali di comunicazione che svolgono le stesse funzioni e le stesse pratiche degli uffici al pubblico, che sono semplici da usare. Soprattutto in questi tempi epidemici da Covid-19 non offrono i rischi di contatti diretti, per quanto ridotti o resi minimi dall'osservare le regole di distanziamento e dall'uso di dispositivi di protezione personale, mascherine e guanti. Estra ti è vicina e ti informa che puoi risparmiare con i bonus energia. I bonus energia sono una riduzione delle bollette del metano e dell'energia elettrica per famiglie a basso reddito, famiglie numerose e malati gravi bisognosi di macchinari salvavita. La domanda va presentata al proprio comune oppure ai CAF, compilando i moduli che sono scaricabili dai siti dei comuni, dell'ANCI, anci.it e dell'autorità dell'energia, arera.it. Estra, l'energia che ti è accanto.